Niente da fare, la FMC Ferentino stecca anche la terza gara dell'anno e rimanda ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. Gli uomini di Gramenzi, opposti all'Aquila Basket Trento, si sono arresi con il punteggio di 64-95, un meno 31 che fa male e che inizia a far sorgere qualche dubbio sulla consistenza della squadra gigliata. Ad inizio match a regnare è un grande equilibrio, anche se fin da subito Trento a dare l'impressione di poter scappare da un momento all'altro. I primi 10 minuti di partita si concludono sul 19-21. L'andamento del match rimane identico anche ad inizio secondo periodo, con la FMC che rimane attaccata alla gara nonostante gli ospiti facciano vedere le cose migliori. Dopo due minuti l'Aquila è in vantaggio sul 21-29, ma gli Amaranto trovano la forza di reagire trovando il pareggio al 17esimo sul 34 pari. Da quel momento però per la FMC è buio assoluto. La squadra di coach Buscaglia piazza infatti una parziale di 15-1 prima del riposo lungo che indirizza in maniera definitiva il match. Le due squadre al 20esimo chiudono sul 35-49. Anche nel terzo quarto mai gli Amaranto riescono a riavvicinarsi ed anzi al 25esimo subiscono il colpo di grazia. Viene infatti espulso Simone Pieric per un fallo su Spranghero con coach Gramenzi che si ritrova dunque con rotazioni cortissime. La partita è praticamente chiusa, il vantaggio trentino naviga quasi sempre intorno alle 20 lunghezze e si dilata nel finale di gara fino al 64-95 del 40esimo. Per quanto riguarda i singoli, in casa trentina ha 22 punti in 38 minuti con 41 di valutazione per un sontuoso Davide Pascolo. Per quanto riguarda la FMC, unico a salvarsi il solito Bucci con 17 a referto. Ancora una volta partita in colore, la prova di Rodney Green, 11 punti con 6 su 16 totale dal campo. Unica nota lieta l'esordio di Alessandro Paesano, autore di 10 punti. Ora per la FMC Ferentino la situazione si fa complicata e all'orizzonte c'è anche la trasferta di Capodorlando contro una squadra ancora al palo in classifica come gli Amaranto.